Contro il consumo di territorio verso il riuso come riqualificazione sociale e urbana per una città sana. All'Auditorium Petruzzi a Pescara, la sezione Gorgoni d'Italia Nostra e lo Speech GL provinciale hanno promosso un convegno sui processi di riqualificazione urbana basati sulla costruzione di una città dei servizi capace di soddisfare i diritti di cittadinanza a partire dai segmenti più fragili come l'infanzia, i disabili, i giovani, gli anziani. Perché aggiungere altro cemento quando possono essere rigenerati edifici di per sé strategici, dice Alessandra Di Simone, segretaria generale Speech GL Pescara. Sì, lo scopo è mettere al centro appunto la città e il benessere dei cittadini. Noi assistiamo quotidianamente, non solo a Pescara, in generale in tutte le città di questo paese, all'aggiunta di cemento, all'aggiunta di costruzione, all'abbattimento di strutture per poi ricostruire molto spesso palazzi o costruzioni sempre più grandi. Noi invece pensiamo che bisogna cominciare a riutilizzare quello che già esiste. Nella città di Pescara ci sono tantissime aree dismesse e ci sono tantissime norme europee che chiedono alle città e quindi anche all'Italia, anche attraverso il PNRR, di riconvertire le città e di renderle sostenibili. Quindi noi oggi vogliamo come sindacato dei pensionati, metteremo l'accento sul benessere. Lo ribadisce anche Massimo Palladini, presidente della sezione Gorgoni, Italia Nostra, Pescara. Rigenerare la città che esiste. Noi vediamo che la città non pensa a far star meglio i suoi cittadini, ecco perché noi parliamo di città dei servizi. La città dei servizi può diventare proprio la base su cui ripensare la città. E da dove si riparte? Dalle aree che hanno smesso la loro funzione, le cosiddette aree dismesse. Il più delle volte sono aree centrali, sono aree degradate, sono aree che sono, no, tutti le conosciamo, ci giriamo intorno, sono muraglie, quelli sono i luoghi privilegiati per dotare la città dei servizi che mancano. E invece cosa vediamo noi? Che quelle isole di degrado restano tali e invece tra i servizi si fa la guerra per vedere se si deve fare un parco, un giardino, eccetera. Ecco, noi vogliamo ribaltare questa impostazione che non è più attuale ed è dannosa per la città.